Ciao amici miei, come state? Allora, andiamo avanti con Deliver Us the Moon. Eravamo arrivati a un certo punto che adesso io devo uscire. Allora, io devo trovare una cellula per aprire quella porta là. Qua, qui è rotto. Ecco la cellula, devo andare lì. Ok. Credo di averlo già fatto l'altra volta, però chiaramente salva punti prestabiliti. Bravissimo. Ok. Vabbè, lì non c'è altro, eh. Sopra non penso che c'è nulla. C'è solo questo, ragazzi. E ragazze, questo. Vediamo quale mi apre. Ah, mi apre questo. E secondo me esattamente, non posso passare io di qua. Non posso passare di qua. Non tira. Non mi ricordo, ma lui non può. Allora, secondo me devo andare con lui e fare qualcosa. Tagliare in caso di emergenza, eh? Questo è un bel rompicapo. Lui non lo spinge. Allora, se io taglio sicuro come l'oro. Ok. Sicuro come l'oro che succede qualcosa di brutto veramente. Ah, vedi? Dov'è il coso per tenere aperta la porta? Non c'è. C'è qua. Ah. Ah. Allora, interagisci. Come posso aprire quella porta? Vediamo. Voglio vedere se c'è qualcosa qui su che posso buttare giù. Absolutely no. È un bel casino, eh? Anche perché gira verso di qui.
Bene, bene, bene. Ok. Non c'è nulla che io posso fare. Cosa interagisco? Che cosa? Che cosa Ah, aspetta, c'è una cellula finita. Bello! Quindi io la lascio giù e prendo quella nuova. Sì, questo è interessante. Eh sì. Questo è interessante, raga. Questo, vedete che bisogna sempre esplorare comunque, eh? Perché che avevo visto che c'era dentro la cella, non l'avevo visto. Ah, vedi, vedi, vedi. Ok. Allora, se io mi butto giù, poi non torno su più. Se io chiudo qui, poi non torno su più neanche di qua. Interessante, eh? Allora sicuramente devo andare giù. Spostare questo. Su il carretto. Se io chiudo questo, mi riprendo l'ambaradan. Tanto qui io non ci devo più tornare. E ragazzi e ragazze, andiamo. Qui lasciamo quella lì, tanto che ce ne frega a noi. In teoria, sì, è vero che c'è il coso, ma non ce ne frega una seca. Tac. Dovrebbe arrivare. Tata! Visto che figata. Ok, dobbiamo portarlo in realtà dove? Qui credo. Dobbiamo usarlo solo come un. No, non si può. No, io direi di tagliare i cavi. Ok, la monotaglia spacca tutto, spacca tutto.
e cade anche il coso. Bello, 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 bello. Ci sta. Allora, visto che ce ne andiamo. Allora, leggi, stazione, grazie per aver preso l'avvenzionatore della mia tuta, l'adoro, goditi la parte, lo ricordo. Vabbè. I caschi, si è successo un po' di casini, eh. Interagisci, sì, portarlo da qualche parte, eh. Vabbè, non pensavo che... Realizzata. AMP alimenta la vita sulla Terra. Fascia di luce talmente alta che... No! Wow! È normale che faccia così? Non sembra tanto normale. Ah, è un ascensore. Per fortuna, perché ero spaventato, non c'era più niente. Lavoriamo ogni giorno per la sicurezza dei nostri cari. La MPT tiene la vita in vita le nostre famiglie. Oh cazzo!
Piterina. C'è anche scassato? No? Ah no. Oh, caspita. Qualcuno è morto. L'ossigeno è terminato, vai. Cos'è questo? Va bene. E come lo brucio io? No, dai, dovevano fare un... Madonna. Non si può bruciare da lontano, raga. Ah, ho capito. Sinistra, vai, 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 vai. Non è che ci abbiamo tanto ossigeno, beh, c'è, c'è. Allora, a me sembra di aver visto uno che non ha... Ah no. No, mi sembrava uno che non aveva... La corrente invece mi sono sbagliato proprio di brutto. Allora, non servirà, sicuramente ci sarà da fare la missione per il trofeo platino di non... Ah, porca lochissima! Non so che cosa è successo là. Non so se c'è qualcosa che... Ai ai! Ecco cosa c'è!
semplice, è solo da vedere. Solo che qua. Oh, orca. Sovraccarico. È un po' tutto un bordello, raga. Oh, un bel terminale. Madonna, con l'esplosione di fianco. Direi che è abbastanza impossibile riattivare la corrente sulla terra. Impossibile, direi. Impossibile, ragazzi. Cosa devo fare? Sto morendo, devo andare. Dai, è impossibile riuscire a farcela. Questo robo esplode. Purtroppo. Dai, ho un minuto per andare di là. Muoviti. Cosa devo fare? Ah, tenerlo lì. Tenerlo lì, tienilo sto scemo. Dai, che mi butta fuori. Ma come mi butta fuori? Dai, 4 secondi. 3, 2, 1, è andata tutta, sono morto. Quante morti, il mondo è morto. Ah, ok. Allora, uno non corre. Bisogna andare dritti per dritti, senza perdere tempo. Subito a destra e tenerlo lì. Ok, adesso so cosa devo fare. Lo faccio. Non corre. D'altronde è tutto scimunito. Adesso so che è di là. Sistema solare che integrità sistema 30. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai. Allora, prima mi portava verso sinistra, adesso mi porta verso il basso. Ah, cazzo, allora continua a spostarmi.
Ah, che stronzo. Sono andato tutto su e mi ha spostato verso l'alto. Connessione con la terra stabilita. Caspita, ce l'abbiamo fatta! Wow. Dai. Oh, questo li trasmette su due. Pam pam pam. Boom. Nel silenzio più assoluto dell'universo, dello spazio, un raggio di speranza per la vita è ripreso. Quello che è rimasto potrà rivivere. Io non posso morire. No, dai, dai, entra. C'è dentro Sara.
falla rivivere che va avanti lei. Ah, perché devo andare da lei, quindi ci lascia. Vedi? No. Bellissimo, bellissimo. Complimenti. Vi faccio vedere i titoli finali, chi l'ha creato, perché è veramente fatto bene. Grande Cohen Deathman. Sicuramente comprerò l'anno prossimo anche il seguito su Marte, ragazzi. Sicuro.
Vestia 3 to ground control. We found them. Sì, raga. Bellissimo. 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 Marco Drums Games. Vediamo i nomi di questi ragazzi che hanno creato questo gioco. Revive Earth, protect.